E ciao a tutti, io sono Creo, vi do il benvenuto a questo quarto episodio su Spyro 2 The Dragon per PlayStation 1 e facciamo la spiaggia del sole. Questo livello qua non possiamo ancora farlo al 100%, ma andremo poi a finirlo tranquilli. Questo qua dovrebbe essere il livello delle tartarughe, se non sbaglio. Faremo questo e mi sa il volo di merda, vaffanculo. E poi boh, dopo quello basta. Vabbè, io poi registro un'altra puntata, però voi vedrete solo quello. Allora, tartarughe. Ciao Spiro, sono felice di vederti. Se potessi aiutare a mettere al sicuro quelle giovani tartarughe laggiù, te ne sarei molto Va riconoscente. bene. Lo faremo, lo faremo. Le mettiamo al sicuro. Allora, dobbiamo spingere sta tartaruga qua dentro il cerchiolino che c'è lì. Allora, così lei ci apre. La roba, qua abbiamo già preso tutto. Qua sono 400 gemme, 17 nemici e 3 palle. Ma tanto non riusciremo a finirlo. Stavolta lo finiremo in due volte. Però io quel che riesco lo prendo già subito ora, eh. Allora, qua, ma no, schissimo, così. Qua c'è poi quella scatola da rompere, romperemo in questa puntata. Ok, qua ho preso tutto. Sì, adesso sì. Bene. Ah, l'ho visto, non c'era una bottiglia. Ah no, 999 gemme abbiamo. Lì c'è la stellina marina. Ah, là il nemico. Aspetta, non ce n'erano due? Ah no, mi ricordavo male. Allora, ho abbassato un po' la sensibilità finalmente dell'analogico. Dai, crepa. E vediamo un po' se riesco a giocare un po' meglio. Ma mi sembra già leggermente meglio. Lì dobbiamo far andare la tartaruga, ma prima voglio sconfiggere i nemici. Tipo questo, dai. Ah là. E che bastardo. Crepa. Beccami questi. Grandissimo Spyro. Lì c'è un'altra cassa. Là un'altra. Lì c'è quello da uccidere. Da uccidere, da rompere. Allora qua gira. Niente, a visuale. Oh. Vai. Ma guarda che stronza. Ah no, è andata, è andata. Oh. Scusami tartaruga, vedete qua non possiamo concludere il livello perché non posso salire di sopra e non conosco trucchi e glitch per andarci. Quindi dobbiamo tornare una seconda volta in questo livello. Qua abbiamo liberato, bene. Allora lì c'è il nemico, beccalo. Quanti ce ne mancano? 11 ne dobbiamo far fuori, eh. Sali qua sopra. E Christopher. Orca putena. Là ce n'è una di gemma, l'ho vista qua. Girami la visuale. Perché da qua sopra no, ma non ci arrivo mai più là. Potrei provare, ma secondo me non ci arrivo, eh. Qua ce n'è uno, vai. Ah, là ci sono, ecco dove erano i due nemici. Dai. Ok. 11, adesso ce li abbiamo. Un'altra di quelle casse qua sotto. Dai, sali su. Spyro! Ma perché non riesco? Oh! Ma scusa, io voglio provare a fare una puttanetta. Ma da qua. No, no, non ci arrivi. No, ci ho provato. Ci ho provato. Allora, qua. Così, così. Adesso andiamo da lui che Gli ci dice cosa operai dobbiamo marini fare. hanno inscatolato la maggior parte delle tartarughe. Le scatole sono incredibilmente robuste. Se metti una fiamma potente, forse riesci ad aprirle e a liberare le tartarughe. Sì. Qua
quello che faremo, difficoltà 4. Ma in realtà non è difficilissimo. Aspetta che qua sconfiggo sto Badola. Qua così vai. Ah, qua è vero, c'è pure una scatola. Aspetta. Sì, è vero, da dentro. Ok. Bon. Possiamo iniziare a rompere le scatole. Allora, se mi prendi il potenziamento, magari. Com'era già così? Con triangolo, miro questo. E siamo uno. Ah, non posso girare. Ma porco. Poi qua no, non c'è niente. Ok. Dai, Spyro. Porca di sta puttana. Un'altra lì. Bene. Siamo 2 su 7 solo, eh. E un attimo. Ma là sopra ce n'è una. Quella là è una scatola. La roba grigia. Dai. Sì. 3. E nel cancello sono andato a sbattere. Qua così. Poi qua. Ok. Là. Qua adesso prendiamo le gemmine. Tanto se no mi sa che non riesco a... ad arrivare a spaccare. Ah, ce n'era un'altra lì, ma porco. Non se lo ricordava. Qua muori. Ma porco. Dai. Là ce n'è ancora una, eh. Ma è po'... ah, già cretino. Ah, là. Poi. L'altra è là, quindi io devo andare. Porco cane. Fare tutto il giro dei giri. Ah, ce l'ho già Spark dorato, bene. Scusatemi. Non sono ancora ben carburato con i comandi del gioco. Però mi sembra che va... porco. Va un po' meglio. Queste fatte. Poi una è qua. Dai. Dov'è? Vai! Che culo, ce l'ho fatta per un pelo, eh. Ce ne manca ancora una. Dai, Spyro. Qua così. Salta su, grandissimo. L'altra. Dove cazzo era? Ve l'ho fatta vedere prima. Era qua sopra. Guardo solo perché... se no poi perdo tempo dopo. Era qua. La piscina si è là. Ok. Dai, salta. Aspetta, girami la visuale. Poi provo a cambiare con la visuale dinamica, magari. Magari va meglio. Dai. Vai giù. Oh! Dov'era? Ma va un po' fanculo. Non era qua l'altra? Scusa. A parte i nemici. Te va a cagare. Ah, era lì sotto. Vabbè, adesso lo so. Aspetta, qua faccio anche pigliare un po' di roba. Ok. Pigliami le gemmine. Scusatemi, eh. È che la posizione esatta non è che è facile da ricordare. Ok, qua ho preso tutto forse. Vabbè che poi tanto ci dobbiamo poi venire, eh. Faccio anche che pigliare queste. Oh, ma ogni tanto non mi va il tasto. In cima a questa scala c'è un cuoco che vuole fare una zuppa con le giovani tartarughe. Che stronzo. Se sapessi arrampicarti, potresti salire e fermarlo. Potessi, ma non posso. Allora, occhiata veloce, lì c'è solo la scatola. Ma così non ci stancascio.
Sì, qua dovrei aver preso tutto. Siamo a 291, eh? 16 su 17 nemici. E dov'è l'altro che mi manca? Allora, siamo qua. Porco. Allora, sali solo qua sopra. Dai. Dai. Vai giù. Vai, Spyro! Vai! Oh! Impressionante, davvero! Per favore, prendi questo sacro oggetto magico in segno della nostra eterna riconoscenza. Grazie, dammi una palla, dammi una palla. Grandissimo. Palla? Ok, qua abbiamo fatto. Bene. E bon, possiamo andare alla fine del livello, ahimè. Perché, bon, qui abbiamo fatto quello che potevamo fare. Purtroppo sto livello bisogna farlo un'altra volta. E vabbè. Dai, vai nel tube. Oh, sali. Allora, dobbiamo spingere, spingere, dar fuoco al culettino di questa tartaruga che va da su, 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 dai. Cocan. E bugia, porca miseria. Voilà. Qua ci sono le ultime gemme che possiamo prendere per ora. Grazie, giovane drago. Le giovani tartarughe saranno al sicuro qui. Prendi questo talismano in segno di gratitudine. Grazie. Talismano spiaggia del sole. Voilà, possiamo uscire. Vai. Oh, non usciva. Ma poi che faccio? ...251 gemme, dai, autosalvataggio, salvataggio completato, bene. E qua l'abbiamo fatto. Allora, andiamo a fare il volo. Il volo era di qua, mi sembra. Porco cane, la corsa, lì come si chiama. Sta putaneta, circuito. Ma qua, come anche in Spyro 1, probabilmente non ce la faccio la prima volta, vedrete il tentativo che riesco a far tutto. Ok. Ma l'ha preso? Ma uno non me... Ma dai! Uno non me l'ha preso. Forse gli sono passato troppo... troppo lontano. Ma qua è la puttana. Niente, potevo beccare la macchinina. Ma ho fatto non cagare di più. Qua sotto. Ok, ma non conviene mai dar contromano e fare come ho fatto io. E difatti ho solo più 8 secondi. Che poi contromano nel senso giusto. No, no, qua devo rifarlo. Fatto cagare. 7 su 8, 5 su 8. Due automobili. Allora, forse ho capito il giro. Cerchio, auto, barca e col robo lì. Adesso cerco di concentrarmi perché con le barche è veramente facile cadere nell'acqua. Thank you.
Ok, qua barche. Che culo che ne ho prese due. Dove è andata l'altra? Ok. Spero di farcela. Qua in teoria. Vaffanculo, va? Ce l'ho fatta! Oh, porco cane! Sì, tutto in uno. Premi X, salva. No, no, che riprova. Esci. Dai, autosalvataggio. Porca miseria. L'ho rifatto un po' di volte. Però l'importante è che ce l'ho fatta. Allora, guida. Po, circa. Perché 66? Ah, perché devo ancora andare a prendere la sfera? Ma c'ha la sfera, il circuito. Nessun talismano. Ah, dove cazzo era? Non me lo ricordo. Eh già, è vero. Dunque, forse era qua che devo andare. Da questa qua, sì. Scommetto che ora pensi di essere piuttosto bravo. Bene. Vediamo se riesci a tenere testa al campione in carica. Ugia! Vai. Bene, Spiro. Sfida il campione. Per vincere la gara devi volare attraverso tutti gli anelli. Ricorda che Ricordati che se Hunter attraversa un anello per primo, l'anello si rimpicciolisce. Oh! Aspetta. Ok. E anche questo me lo devo imparare, porco cane. Sì, ciao. Vabbè, vedrete Non è quando ce l'ho facile come fatta. pensavi, vero? Ben fatto, Spiro. Ok. Una gara eccellente. Grazie. Oh. Voilà, una di una. Sfera ottenuta. Bene. Esci.
Porco cane, ho toccato pure il microfono. Adesso è fatto? Eh già, mi ero dimenticato le sfere del manga. Però dai, la gara contro Hunter sulla fine era la cosa meno difficile. Allora, guida. Adesso è fatto. Oh, circuito oceanico al 100%. Io direi che con questa notizia è ora di concludere questo quarto episodio. Un saluto da Crew, uno dalla Capra, l'altro da Spyro e da Spark. Al prossimo episodio. Ciao ciao!